Il fumaiolo giallo svetta di nuovo su Genova. Costa Crociere ritorna a fare scalo regolarmente con le sue navi nel porto di Genova. Oggi ha debuttato a Ponte Andrea Doria Costa Fortuna, nave della compagnia italiana che partirà da Genova ogni venerdì sino all'8 novembre, per poi essere sostituita da Costa Pacifica, nave ancora più grande. I progetti su Genova sono però ancora più ambiziosi. Costa mira a trovare uno spazio per un proprio terminal. L'ipotesi ha confermato Paolo Emilio Signorini, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, potrebbe essere all'interno del Porto Vecchio, più precisamente Calata Gadda. Un ritorno importante dopo 15 anni, la Costa Fortuna, che è stata appunto costruita nei cantieri di Sestri Ponente, ritorna nella città che ha ospitato Costa Crociere per 70 anni. Un ritorno importante, emozionante. Io stamattina mi sono svegliato presto, l'ho vista entrare dalla terrazza di Via Corsica a Carignano, l'ho vista all'imboccatura del porto, è stato per me un momento molto, molto emozionante. Io non sono genovese, ma mi ritengo da 5 anni adottato da Genova, da questa azienda, da questa città e pertanto anche anch'io mi sento un po' genovese e parlando con tanti genovesi, amici, colleghi, vedo negli occhi proprio, diciamo, l'emozione che luccica nei propri occhi. Noi avremo con la Costa Fortuna una quarantina di scali nel corso del 2019 che porteranno una movimentazione di 170.000 crocieristi. Nel 2020 questi numeri aumenteranno, arriviamo quasi a 200.000 crocieristi. La Fortuna sarà sostituita da una nave leggermente più grande che è la Costa Pacifica. E questo è solo l'inizio, perché noi oggi siamo tornati a Genova, ma la notizia più bella è quella che noi vogliamo restare a Genova. Noi siamo qui per restarci e per costruire anche quella che potrebbe essere una nostra seconda casa definitiva. Quindi sicuramente noi ambiamo nella costruzione, nell'avere un nostro terminal, una nostra location che possiamo comunque pensare di avere nei prossimi anni. Avete già parlato con l'autorità portuale? A che punto sono, diciamo, queste trattative? Allora, siamo ancora in una fase molto preliminare, stiamo ancora valutando diverse soluzioni e l'amministrazione locale con il sindaco Marco Bucci, il presidente della regione Giovanni Toti e il presidente dell'autorità di sistema portuale ci hanno sempre dimostrato il loro massimo supporto e la loro volontà a regalarci questo sogno. E quindi noi siamo sicuramente positivi sul riuscire a portare avanti questo progetto. Non solo Genova, però, la presenza di Costa Crociere in Liguria copre anche Savona, home port principale, e La Spezia. Noi a La Spezia, che è un porto anche per noi fondamentale, abbiamo già dall'anno scorso preso in esclusiva la concessione per la gestione dei servizi diciamo di stazioni marittime e dall'anno prossimo invece abbiamo avuto la concessione e quindi siamo in gara, abbiamo fatto la gara insieme ad altre due compagnie di crociere appunto per dedicarci alla costruzione del nuovo terminal che ospiterà le navi del futuro. Ma il mercato delle crociere è in ascesa perché le persone si stanno appassionando a questo mondo e stanno guardando alle crociere come un'alternativa importante di vacanza che offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile. E questo un po' è il nostro punto di forza. E noi contiamo sulla continua crescita di questo settore in Italia, in Europa, ma nel mondo. Siamo molto contenti per la presenza di Costa negli scali dell'autorità del sistema portuale perché a Savona è il principale porto di Costa nel mondo. Abbiamo con oggi il ritorno a Genova e avremo su base annuale più di 150.000 crocieristi. Questa è una bellissima notizia per una compagnia che consideriamo genovese a tutti gli effetti. In prospettiva stiamo lavorando ad avere un costo dedicato, un terminal, ovviamente per Costa a Genova, nell'area ovviamente verosimilmente del bacino del Porto Vecchio. Il fumaiolo giallo per noi è sempre stata una tradizione di questa città e continuerà a esserci. Questa è una grande e buona notizia. Come vedete le cose stanno andando nel senso giusto. I traffici crocieristici ci portano tante cose, non soltanto i turisti, ma anche possibilità di turismo per il futuro e quindi sono tutti semi messi nel suolo fertile e dobbiamo andare in questa direzione. Io ringrazio il management di Costa che ha saputo vedere lungo, come si dice, vedere al di là degli obiettivi a breve termine e quindi qui stiamo instaurando una collaborazione con Costa che porterà tanto beneficio alla nostra città e a tutti quelli che ci vivono. Costa Crociere Foundation e il Comune di Genova hanno anche presentato un progetto per la creazione di un centro di aggregazione nel quartiere di Certosa, finanziato con la raccolta fondi Insieme per Genova, promossa proprio da Costa Crociere.
Per ora le basi parlano di un centro di aggregazione per tutte le fasce della società, ovvero sia anche per giovani, per anziani e anche per diciamo svago. Non dimentichiamo che lo svago è una parte importante. Diciamo anche che questi centri di aggregazione vogliono seguire un modello nuovo, un modello che porteremo non soltanto di Certosa, ma vogliamo che sia diffuso in tutta la città, con centri di aggregazione locati nei pressi di tutte le delegazioni che abbiamo. È un sistema che noi vogliamo ritorno in città, c'era già in passato, c'era quando ero piccolo io, poi non so per quale motivo si è un po' rallentato, adesso noi vogliamo che ritorni a esserci, ovviamente non ideologico, ma ovviamente aperto a tutti quanti. E credo che sia importante, intanto Genova la celebriamo in questi giorni anche con l'accordo fatto con la Cina, che dà alla portualità genovese una centralità a livello del Mediterraneo insieme a Trieste, e credo che il percorso che si è intrapreso ormai da più di un anno proprio nel rilancio dello scalo genovese vede anche con la cerimonia di oggi con Costa un ulteriore tassello che va nella direzione giusta, quella di creare un grande hub croceristico sul porto di Genova e consentire a tutti gli operatori più importanti a livello mondiale di trovare un porto sicuro con grandi possibilità sia per i flussi turistici che per quelli commerciali.